con il video di oggi vi mostro un progetto di esistenza globale, totale, ottenuto attraverso 21 numeri. Ora dovete pensare che i numeri sono come una sorta di scala. Cominciano tutti da terra. Di conseguenza, quando noi abbiamo il primo gradino, è 1. Per salire dal primo gradino al secondo gradino, dobbiamo collocare oltre il primo gradino altri 2 volumetti uno sull'altro, perché il primo è uguale all'altezza del primo gradino. Per poter andare su nel secondo gradino bisogna aggiungere un altro gradino per avere il secondo. Per avere il terzo gradino, cominciando sempre da 0, dobbiamo aggiungerne 3. Per avere il quarto dobbiamo aggiungerne 4. Di conseguenza, quando noi dobbiamo avere una costruzione reale fatta in questo modo, che, come accade in realtà, cominci sempre dallo stesso livello, noi dobbiamo avere quella che è la sommatoria dei numeri. Ossia, per avere la scaletta 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobbiamo avere molti più gradini di quanti noi si creda. Perché per arrivare a 6 gradini bisogna avere 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6, ossia la sommatoria espressa dal numero. E quindi io qui ho evidenziato intanto tutti i gradini che ci sono in 21 gradini. Per avere tutti questi 21 gradini, noi praticamente ne dobbiamo avere 231, perché 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 21 uguale 231. E ci accorgiamo di una verità, che la scaletta 1, 2, 3 si presenta con il primo che si è messo per ultimo. Non è un totale dato da 123, ma il primo si è collocato per ultimo e infatti è 231. Ora noi, all'interno di questa disposizione, dobbiamo trovare per prima cosa dei valori fondamentali, e li troviamo in quelli che abbiamo segnato in rosso, perché saranno quelli che non appariranno, in quanto si porranno a denominatore per determinare il numeratore. Cerco di essere facilmente comprensibile. Per avere il numero 1, noi dobbiamo averne 2, perché il numero 1 è dato da 1 diviso per 1, il che è costruito con 2. Quindi noi abbiamo la necessità, per ottenere il numero 1, di partire da un assoluto dualismo, che è quello che poi noi ci ritroviamo in tutta la natura, quando si esprime in azione e azione uguale e contraria, tipo magnetismo, elettricità, materia, antimateria, polare, antipolare, positivo, negativo. Quindi dobbiamo avere la presenza di un mondo binario, ed è un valore fondamentale. Ma dobbiamo avere anche la presenza di un valore che sia trino, e
Per quale motivo? Perché per ottenere il valore 1 noi dobbiamo avere un equilibrio complessivo, e grazie allo squilibrio indotto nel terzo noi possiamo avere il riequilibrio attraverso il primo. Voglio dire che se noi avessimo 2, 2, 2, per poter variare questo insieme che sarebbe 2, 2, 2, dobbiamo mettere in terza posizione quello che abbiamo tolto nella prima. E quindi vedete che per ottenere la prima noi dobbiamo aver caricato di 1 il terzo e metterlo a denominatore. Insomma, vedete, abbiamo bisogno, per ottenere una realtà che sia solo avanzante nel ciclo 10, dobbiamo partire dal fatto che abbiamo un 5 in chiusura. E grazie al fatto che abbiamo 5 dimensioni poste in chiusura, che possiamo averne più 5 in apertura. Quindi, a base di tutto il dinamismo in avanti e solo in avanti in un ciclo, che sia 10, noi dobbiamo togliere di mezzo il meno 5 che porta il ciclo a 0 e considerare solo quel più 5 che parte da 0 e arriva al punto diametralmente opposto allo 0. Ecco quindi la necessità di queste 5 dimensioni da togliere in assoluto per poter avanzare di 5 nel ciclo 10. A questo punto bisogna tenere presente proprio che per avanzare in questo modo noi, con una terna che si ritrovi dentro il 10, percorriamo in linea 7, ma poiché questo 7 è percorso dalla terna, noi dobbiamo avere 21 dimensioni di puro dinamismo, e a questo punto le ritroviamo tutte a cavallo del 7, perché, come accade qui, anche qui le tre quantità 7 hanno la prima 6, che è una in meno, perché quella che viene dopo, la 8, è una in più di 7. E quindi noi dobbiamo togliere di mezzo queste dimensioni, che sono quelle del volume complesso. Noi non vedremo il volume complesso, vedremo solo il volume reale a tre dimensioni, e di conseguenza questi dati di puro dinamismo saranno estrapolati. Non è che estrapolandoli noi non li sentiamo più, ma li abbiamo tradotti in una causa assoluta che esiste ed è 7 più 7 più 7. Quando abbiamo considerato questi vincoli tolti di mezzo, uno che vale 5 e questa terna che vale 21, 21 più 5 uguale 26, è proprio quel valore che noi diamo a un Dio che crea in 7 giorni. Che cosa crea Dio di reale in 7 giorni? Crea proprio tutto il mezzo anno, in cui, grazie a 26 sole settimane, un punto percorre tutto il suo movimento fino a portarsi nella parte diametralmente opposta dello spazio-tempo. Quando si aggiungono anche le altre 26 cause di 7 giorni e arriviamo a 52 settimane, noi abbiamo chiuso tutto il ciclo. Ma visto che noi stiamo togliendo di mezzo 5 dimensioni
da questo lato e poi ne abbiamo tolte 21 da questo altro, avremo un 26 uguale Dio che abbiamo tolto di mezzo, perché questo creatore in 7 giorni, che vale dunque 26 settimane, è tolto di mezzo al fine di far vedere soltanto le 26 settimane che portano in avanti. E quindi qui abbiamo una presenza in atto, in positivo, e una presenza in atto, in negativo. E esiste il più 26 grazie a quel 26 che noi abbiamo tolto di mezzo. Ora, che cosa dobbiamo anche porre a base di questa nostra realtà? La realtà nel suo complesso. La realtà nel suo complesso è data da una dimensione di tempo e 3 dimensioni di spazio. Sono 4 dimensioni in tutto, le quali si possono articolare in 2 metodi opposti di calcolo. Il primo metodo è quello che le unifica attraverso 4 diviso per 4. Il metodo opposto a quello che divide fino all'unità è quello che è il metodo opposto, che le espande fino al valore massimo. E quant'è il valore massimo? Se l'unificazione è data da una divisione tra 4 e 4, il valore massimo è la moltiplicazione tra 4 e 4. Tanto che quando noi sommiamo a 4 quarti 4 per 4, ossia un piano che abbia a lato l'unità e la trinità di Dio, e il piano è 16, 16 più 1, 17, è il vincolo assoluto che noi dobbiamo considerare esistere, e dunque lo togliamo di mezzo, perché diventa una causa assoluta. Dopo, che cosa altro dobbiamo togliere di mezzo? Semplicemente il valore 10, che è avanzato di 10, e il valore finale di un 10 che è avanzato di 10 e di 1. Togliere questi due ultimi valori significa togliere 10 più 30, ossia tutta la realtà 4 in base 10, più il valore 1 della sua unità, ed è il 41 che dobbiamo proprio estrapolare. Cosa abbiamo estrapolato dunque in totale? 26 in questo primo gruppo e in quest'altro gruppo 17 più 41, ossia 58. 58 più 26 fa 84, e possiamo segnare che questo 84 è un valore che noi abbiamo estrapolato, perché su questa base reale esiste il tutto. Se noi lo vogliamo esprimere in modo uno e trino, dobbiamo dividerlo per 4. 84 diviso per 4, diviso per 2 è 42, diviso per 2 ancora è 21. E vediamo come il sistema 21, che era questo che avevamo posto come base, vedete, si esprime nella totalità in modo 1 e trino, perché si esprime come 4 volte 21. 21 per 4 è 84. Dunque, ecco in che modo tutto l'articolato del nostro sistema entra in azione per determinare innanzitutto una causa fondamentale, che è quella che abbiamo evidenziato in rosso. Questo 5 è il meno 5 che consente di avanzare di 5. Questo 26 totale è proprio quel 26 gruppi di 7 giorni
un Dio che crea in 7 giorni, che consente di avere 26 settimane in apertura. E quando questo gruppo di 21 si esprime totalmente in modo uno e trino e abbiamo 84, abbiamo ottenuto esattamente il valore sintetico totale. Ora però che cosa succede? Che noi avevamo un valore complessivo che era la sommatoria di tutti questi gradini, che implicavano 231 salite da zero. Ne abbiamo tolte di mezzo 84. Che cosa rimane in atto che noi non abbiamo tolto? Basta fare il calcolo di 231 meno 84 e lo possiamo segnare come il valore che non abbiamo tolto di mezzo. 11 meno 4 fa 7, 12 meno 8 fa 4 e 1 fa questo. Abbiamo praticamente ottenuto all'interno del 231 questo rapporto qui tra 147, che è rimasto come numero visibile, grazie a un 84 che noi abbiamo posto a denominatore a causa invisibile ma effettiva di solo questo 147 che vediamo avanzare. E intanto ci rendiamo conto che è proprio tutto quello che riguarda la massa, perché quando noi non avessimo 147 ma 144, noi avremmo in 144 10 minuti primi che, moltiplicati per 144, sono la rotazione terrestre di un giorno intero. Infatti la rotazione terrestre di un giorno intero è 144 volte 10 minuti primi. Qui non abbiamo 144, abbiamo 147, perché non stiamo mettendo in relazione la rotazione in 144 decine a niente. La stiamo mettendo in relazione proprio alle tre dimensioni reali dell'avanzamento. E quindi noi abbiamo che questo valore 147, che è il 144 più 3, riferisce che è il movimento intero del volume terrestre, il quale ha la dimensione 3. Ecco perché noi abbiamo 147 e con questo abbiamo ottenuto praticamente il valore di un giorno quando consideriamo il ciclo 10 nei primi e consideriamo le tre dimensioni del volume della Terra. Ma da questo rapporto viene fuori un risultato, quando noi lo andiamo a fare, che è molto indicativo, perché otteniamo il risultato esatto di 1 più 100 per 3/4 diviso 100. Cosa sono 3/4 di 100? 3/4 di 100 sono 75. Quindi abbiamo 1 più 75 centesimi, perché il risultato di questo è 1,75. E ci rendiamo conto che abbiamo ottenuto è unitario nello spazio e che nel tempo si muove nelle tre dimensioni
di un 25, il quale 25 è un quarto di 100 ed è il valore del tempo di 25 centesimi. Di conseguenza abbiamo ottenuto proprio il modello dinamico di riferimento in cui l'unità si muove di tre quarti, solo i tre quarti spaziali, in quella presenza 25 che in un certo senso si colloca a denominatore, e se non si collocasse a denominatore noi avremmo 75 più 25, 100, e avremmo il modello binario. Invece abbiamo ottenuto il modello unitario e non binario, però in tutto il suo movimento spaziale, pari ai tre quarti del valore 100. Ora vedete che questo sistema di riferimento noi dobbiamo ora valorizzarlo proprio in relazione alle dimensioni che noi non abbiamo tolto di mezzo, perché le abbiamo collocate a numeratore. Il numeratore è visibile e di conseguenza dobbiamo applicare al numeratore anche tutti i valori che lo regolano. Qual è il valore che regola innanzitutto il dinamismo? Che noi si abbia 7 quantità iniziali, e allora la quantità iniziale 1 deve valere come il 7 di una settimana, e nella quantità 1 noi avremo un gruppo di 7 quantità 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi della quantità 4, che è la realtà, che è una sola, ne avremo una sola. La quantità 5, che è quella che avanza ed è una sola, ne avremo una sola. La quantità 9, che è quella che avanza di 1 nel ciclo 10, è una sola, sarà una sola. E il valore 10, che è un solo ciclo, sarà uno solo. Di conseguenza avremo che il numero fino a questo punto in ordine implica 7 quantità qui, più una 8, più una 9, più una 10, più una 11. Quando siamo arrivati al valore 10, siamo a 11 valori che abbiamo, perché c'è opportunamente considerato anche il valore collocato a denominatore, e questo è un valore assoluto. Ma a questo punto, avendo percorso l'intero, che è dato dal 10, e lo otteniamo attraverso 10 unità che sono 11, noi dobbiamo fare per forza uno scatto di qualità, perché dobbiamo considerare il primo gruppo unitario e partire da quel momento in poi aggiungendo dimensioni coerenti. Ecco perché la dimensione numero 11 avrà due dimensioni, perché 11 dimensioni unitarie che abbiamo ottenuto qui, più le due dimensioni dell'11, portano le due dimensioni dell'11 a essere 22, ma sommate le 11 praticamente siamo a quota 33, e nelle prime 11 dimensioni abbiamo la terna delle tre dimensioni che esistono nello spazio a tre dimensioni, perché 11 esiste in una linea X, in una linea Y e in una linea Z, e il totale qui fino a qui è esattamente di 22. Quando aggiungiamo il valore 12 dobbiamo tenere presente che dobbiamo averne 5, perché questo 12 deve considerare proprio il fatto
di questa causa, che è quella che viene subito dopo e che noi non abbiamo considerato. Ecco perché il 12 ne avremo 5, e 5 volte 12 porterà al valore 60, che è il valore del tempo. Quando noi abbiamo 6 versi e ogni verso implica una decina, ecco che attraverso il valore numero 12 noi abbiamo ottenuto la temporizzazione dei 60 minuti primi che esistono in un'ora, dei 60 minuti secondi che esistono in un minuto primo, dei 60 minuti terzi che esistono in un minuto secondo. Quando andiamo ad aggiungere il valore 13, che è il valore complementare al valore dell'unità, perché l'unità più 10 è 11, ma quando noi abbiamo la terna che si somma al 10 ed è il 13, abbiamo percorso interamente il ciclo e quindi dovremmo avere 10 dimensioni del 13, e 10 dimensioni del 13 portano a 130 dimensioni, ossia portano al fatto che con il dato numero 13 noi abbiamo ottenuto la decina, il ciclo intero del 13. Ma a questo punto, andando a calcolare le dimensioni che noi abbiamo aggiunto, ed erano 11 fino qui, più 2 sono 13, più 5 sono 18, più 10 sono 28. E noi abbiamo la quadratura espressa fino a questo punto, perché il ciclo 7, che è il ciclo dell'unità, si è moltiplicato esattamente per 4. E così facendo noi abbiamo percorso in linea tutto quello che si poteva percorrere in linea, perché 7 è un movimento in linea, e quando noi aggiungiamo i 3 movimenti in linea simultanei che esistono nello spazio, al valore 7 in tempo e al valore 21 in spazio, si ottiene il valore 28 in spazio-tempo. Ecco, a questo punto abbiamo ottenuto il raddoppio del valore 14, e passati al doppio siamo andati veramente lì dove si doveva. Abbiamo colmato tutta la dimensione in linea quando ne abbiamo aggiunte proprio con la numero 13. Cosa succede a questo punto? Che noi in sostanza ripartiamo con lo stesso schema. Avevamo che nel primo gruppo c'era il 4, il 5 e il 9 che erano unitari, avremo il 14, il 15 e il 19 che sono unitari, e quindi avremo 1 per 14, uno solo del 15 e uno solo del 19, proprio perché dopo il totale in linea quello che viene dopo è coerente e non si presenta più come 4, 5 e 9, ma come 14, come 15 e come 19. Ma a questo punto avremo che il valore 16, che è quel valore binario reale, se noi consideriamo che il modello binario che si presenta a base 2 quando è al cubo è 8, ma se lo carichiamo di un altro 8 diventa 16, ecco che qui abbiamo il valore di carica del 2 elevato a 8. È proprio il valore di carica che noi troviamo nella natura, ma il valore di carica è un valore binario, perché non puoi caricare di qua se non carichi anche di là. E allora noi avremo 2 16, tanto che
con il 32 otteniamo quella condizione che esiste nei calcolatori quando noi abbiamo l'esigenza di presentare tutto in linea. E allora attraverso due valori 16, che noi calcoleremo 16 per 16 e saranno uguali a 256, nel sistema dei computer abbiamo 256 caselle che possiamo caricarli di valori formali come segni o di valori di calcolo, ossia numeri assieme al valore che indica qual è il calcolo, la somma, il prodotto, la divisione e tutte le altre indicazioni comprese in queste 16 per 16. Ora vedete, 32 dimensioni è proprio il valore binario che ha raggiunto il valore massimo, perché è 2 elevato a 5. Quando 2 è arrivato a 5 è arrivato al valore in linea massimo della realtà, e sono proprio questi valori qui. Il valore che è il 18esimo, che è già combinato esso pure, perché è 6 per 3, ossia 6 più 6 più 6, ed è organizzato a livello trino, si esprimerà nel trino e ne avremo 3, tanto che con il 54 abbiamo proprio programmato quale sia il volume che noi abbiamo in espansione. Devo precisare bene questa storia del volume in espansione. Immaginiamo un cubetto che sia così e che sia uno nel suo lato. Ora è evidente che per esistere questo cubetto ci devono essere 3 lati. Se noi creiamo un cubo che, anziché avere un lato solo messo in questa linea, li ha tutti e 3 messi in questa linea, e quindi è un valore che è arrivato al 3, noi avremo qui ora un cubo che è tutto il modello cubico in espansione. E quanto sarà? L'area è 9. Sono 6 facce, 6 per 9, 54, è la superficie laterale di questo cubo, che è il cubo in espansione 3 di quello a lato invece non espanso, ossia 1. E quant'è il volume? Il volume è costruito in positivo e in negativo. Il volume in positivo è 3 al cubo, 3 al cubo è 27. Il volume costruito nell'altro 3 che esiste, ossia in negativo, è 3 al cubo esso pure, è un altro 27. E 27 più 27, vedete, è 54. Con questo valore qui, noi praticamente abbiamo ottenuto il valore tempo, il valore massa interamente avanzata, perché la massa è 44, la massa unitaria. Quando è 54 significa che è avanzata interamente del ciclo 10, e è massa tempo. Infatti, quando andiamo a vedere il tempo minuto che esiste all'interno della Terra, noi abbiamo 540 che sono minuti primi, indichiamoli così. Poi abbiamo 540 che sono minuti secondi, e poi abbiamo 540 che sono minuti terzi, chiamiamoli così. Ecco, anziché in questo modo che indica il tempo, poiché noi consideriamo unitario il secondo e la nostra unità in linea è in linea, non è che vada da tutte le parti, immediatamente questo quantitativo del secondo è diviso per 6 e rimane 9. Mentre invece
quello sopra rimane 540 minuti secondi e il minuto terzo diventa 0,54 minuti secondi, che erano i terzi. Quindi vedete che quando noi abbiamo 9 minuti primi più 9 minuti secondi più 54 centesimi di secondo come il tempo minuto che esiste nell'anno siderale calcolato rispetto alle stelle fisse, la regola che ci muove è proprio il tempo 54, perché è un 9, che è tutto il movimento in linea, che è presente su tutte e sei le linee, tanto che 9 su 6 linee vale 54. Noi abbiamo la prova di questo valore quando in fisica andiamo a calcolare in cicli al secondo, ossia in hertz, la candela, che è l'intensità unitaria della luce. L'intensità unitaria della luce è 540. È proprio questo valore qui, che per rappresentarlo in termini proprio legati al ciclo 18 deve averne 3. Ecco dunque il valore da darsi a questo valore. E vedete qui in questo progetto ci sono tutte le dimensioni che esistono in una linea, in una direzione, perché quando noi abbiamo x, y e z, ma ogni una di queste tre direzioni parte da zero e va sia a sinistra sia a destra, ed è 10 a 1 in ciascuna, ossia 11, il 22 implica proprio tutte le dimensioni che esistono su una linea. Questo è tutto il tempo che esiste, e questo è proprio tutto il quantitativo reale che esiste nel ciclo 10. Ora vedete, questo è il progetto di esistenza, ma diventa un progetto anche divino quando noi andiamo a valutarlo in termini di valori numerici che diventano lettere. Quando noi calcoliamo quanti sono i segni che sono rimasti qui a numeratore, scopriamo che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sono 13 segni. Ecco perché quando abbiamo 10 volte 13 nel 130 abbiamo la pienezza del 13 a questo livello qui. Ma noi, per capire queste dimensioni, a un certo punto introduciamo le lettere alfabetiche. Allora succede che quando la lettera iniziale è la A, noi praticamente avremo 7 A, e avremo A, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A. Visto che ne abbiamo 7, ma sono tutte uguali, dovremmo averne 7 anche tutte differenti. E vediamo quali sono quelle tutte differenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi ne abbiamo 7 che sono ripetute e 7 che si presentano una sola alla volta, e sono la lettera numero 4, che è la D, la 5, che è la E, la 9, che è la I. Praticamente abbiamo una impostazione che, se noi leggiamo l'inizio A, poi abbiamo dei virtuali dei, proprio come gli dei Elohim, su cui poi
si imposta tutto quanto, ma immediatamente a questi dei viene dato un valore totale in uno solo, che è la L, ed è il motivo per cui gli Elohim sono chiamati Al-El, perché sono proprio la decima indicazione, tanto che questi dei sono tutti contenuti in uno solo, che è la El, è il Dio El, è il Dio Elohim, è il Dio Allah, mettetela come volete. A questo punto noi abbiamo che la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18, tutte quante queste diventano le varie lettere. E visto che sono di fila, abbiamo 2M, MM, 5N, 10O. Il ciclo, vedete, che ha la forma di uno zero, esiste proprio nelle 10 volte, che sono la forma esatta della interezza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vocali O. Poi c'è una P, una Q, due R, tre T. E infine una U. E scopriamo come ci addentriamo a questo punto proprio in una figurazione del dramma che accade all'amore quando si presenta in veste di Gesù Cristo e c'è il Senatus Populusque Romanus, che sarebbe SPQR, vedete, che manca nella S. In effetti, se noi andiamo a pensare alla storia sacra, non fu il senato del popolo romano a condannare Gesù Cristo, fu il popolo romano. Di conseguenza, il termine senatus, senato, che indica chiaramente se è nato o no, sì, è nato il figlio di Dio. Non c'è nessun dubbio se sia nato o no. Dunque il senato è omesso a favore di un'altra presenza qui che si aggiunge a determinare che cosa? Un Cristo che varrebbe 33 anni nella sua vita, ma che mettendone uno a computo degli altri risultano essere solo 32 unità, ma 32 unità sono le 33 di una natura duplice di Gesù Cristo, che è la R che noi troviamo evidente in Bibbia e la troviamo presente in Maria. In Maria c'è la R, vedete? E quando noi la togliamo di mezzo e rimane Maia, e nella storia recente noi abbiamo osservato il termine del calendario Maia che ci faceva capire qualcosa che doveva accadere, era proprio di una Maria restata senza R. Il valore che viene dopo, vedete, ha proprio la forma del Calvario. Sono le tre croci del Calvario. Infine, il valore U è il momento della conversione a U. Quando noi nella segnaletica stradale indichiamo la conversione, usiamo proprio questo valore formale qui di una U, perché un qualcuno che comincia così e poi va dall'altra parte, vedete, si è convertito interamente. E poiché il valore 19 indica tutto il percorso di uno che sta in un 10, che avanza di 10, quando ha determinato tutto il percorso torna indietro perché ha completato la creazione del mondo.
Ora, avete visto molto bene come tutto quanto questo discorso qui sia stato tradotto, dopo che io vi ho dimostrato la validità di questo progetto, è stato tutto trasformato in lettere. E le lettere che sono necessarie sono 7A, una D, una E, una I, una L, 2M, 5N, 10O, una P, una Q, 2R, 3T e una U. Sapete, cari amici, che dispositivo rappresenta questo insieme di lettere? Rappresenta il dispositivo presente in questo nome qui, Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo. E se lo vogliamo controllare, possiamo tranquillamente controllarlo annullandole le lettere a mano che noi le ritroviamo presenti. Cominciamo con la A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E abbiamo eliminato le A. La D. Ecco qui la D. E eliminiamo la D. La E. La E. Ce n'è solo una. Eccola qui. E la eliminiamo. La I. Ce n'è solo una. Eccola qui. E la eliminiamo. La L. Ce n'è solo una. Eccola qui. E la eliminiamo. 2M. Una qui. E un'altra qui. Ci sono 5N. 1, 2, 3, 4 e 5. Qui non ce n'è altre, vedete? Di O ce n'è 10. 2 per nome. 1, 2, 3, 4. Anna non ce l'ha, ma O, 13, 13, uguale 26, e Anna da sola vale 26, quindi non c'è bisogno di avere due O a indicare 13 più 13. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E abbiamo fatto fuori le O. La P è Paolo. La Q è Torquato. RR è Romano e Torquato. TTT è 1, 2 in Torquato e una in Antonio. U, eccola qui. E come vedete, noi abbiamo eliminato esattamente tutte le lettere di questo dispositivo. Ma questo dispositivo è il dispositivo che è servito a determinare le dimensioni del mondo sulla base del numero. Il numeratore si vede e queste lettere si vedono, ma non esistono solo queste lettere. Tutte queste lettere si poggiano su queste che noi abbiamo tolto di mezzo e che sono presenti al denominatore, a consentire la presenza leggibile di questo nome. Questo nome si sorregge su un 84 che è stato tolto di mezzo. E se noi lo vogliamo trascendere, questo 84, non ci resta che da 84 leggerlo 48. E a questo punto diventa la lettura di Gesù. Perché Gesù è, come potete calcolare, 7 più 5, 12, più S,
che è 17, 12 più 17, 29 più 18, 48. Gesù è 48. Il valore trascendente è proprio ciò che rende possibile questo nome reale. E avete visto in che modo noi siamo partiti proprio dall'inizio, attraverso questi gradini che si doveva avere, attraverso la valorizzazione delle dimensioni necessarie per valorizzare il numeratore espresso nelle giuste dimensioni e nel giusto numero, perché a questo punto quant'è il numero delle lettere che sono state impegnate? Sono 11, 28 fino qui, 29, 30, 32, 35, 36. Sono 36. E 36 che cos'è? 36 è la opera in cui il lavoro è 6, come i 6 nomi, e secondo una media di 6 per ciascuno. 6 per 6, 36, sono queste 36 lettere. Ma alla fine di tutte queste lettere qui ci sono gli spazi vuoti, ci sono i sabati di Dio. Tanto che quando andiamo ad aggiungere anche i 6 sabati di Dio, 36 più 36 diventano 42. E 42 che cos'è? È la metà di 84. Vedete in che modo, quando la Bibbia vi dice che Dio ha un nome segreto di 42 cifre, noi lo abbiamo proprio ricavato attraverso tutte le dimensioni che sono state messe a costruzione del mondo. E che mentre costruiscono tutte le dimensioni del mondo, costruiscono anche le dimensioni nominali di un nome che mi ritrovo ad avere io, ma che non è certo il nome mio. Questo è il nome di Dio, ossia il nome di quel valore assoluto che esiste ed è portato da me come un semplice e puro portatore che cammina con Dio. E il nome che io mi ritrovo ad averlo come mio non è il nome mio, perché io sono una controfigura di Dio con cui io cammino. E il nome Romano Antonio Anna Paolo Torquato è il nome di quel Dio con cui io, povero portatore, semplicemente cammino. Una cosa a questo punto è da appurare. Come mai l'ordine non è stato proprio come questo dispositivo? Perché questo dispositivo si è organizzato proprio in questo modo qui? Attraverso un primo nome di 6 lettere, come il cognome, e poi il secondo che non ha 6 lettere, ma ne ha di più. Il terzo che ne ha di meno, e proprio secondo questa dinamica. Come mai? In Genesi 25 il Signore disse a Rebecca: In te ci sono due grandi popoli. Il maggiore si imporrà sul minore e il maggiore servirà il minore. Insomma, si parte da quanto è nell'essenza di un romano che figura come uno dei due gemelli presenti nel grembo di Rebecca. E quando si va a calcolare si scopre intanto che c'è due O che condizionano ogni nome, a parte il terzo che non ha le due O che valgono 26, perché 26 è proprio il valore del terzo. Ma tutte le altre lettere seguono proprio una disposizione tanto ideale che sia questa.
il primo valore sono 2,6, 66. Il terzo, in una sorta di divinità in cui primo e terzo significano la stessa cosa, il terzo, Anna, che è 26, è l'essenza del primo, perché 26, vedete, sono i 2,6 di 66. E quando noi andiamo a calcolare il secondo, deve completare l'unità e trinità di Dio. E visto che 26 è Dio, nella terna qui manca solo la trinità del 26. E la trinità del 26 è 78. 78 è esattamente il valore Antonio. Il valore della terna è proprio quello che rimanda a questo 170 che noi abbiamo tolto di mezzo. Qui il 17 lo abbiamo tolto di mezzo, ma lo esprimiamo proprio attraverso 66 più 78 più 26, che è proprio 170, o se volete 17 nelle decine. E quando a questo valore qui noi andiamo ad aggiungere il valore di Paolo, che è il quarto, è il valore proprio della realtà, perché la realtà, che quando è assoluta è 100 e avanza in assoluto, avanza di 50, essendo unitaria diventa 51, e Paolo lo esprime nel 51. Ma che relazione c'è tra il quarto e il primo? C'è la relazione che il quarto rappresenta solo la realtà, ma nel primo c'è la realtà unita alla sua trascendenza. Infatti, quando a 51 andiamo ad aggiungere quello che manca, ossia il 15, dato da 5 più 5 più 5, 51 più 15 è 66. Ma aggiungendolo a questo 170 che avevamo come 151, arriviamo a un valore relativo che è 221. Perché 170 più 51 è 221, che vedete è il valore unitario che esiste in 222. E con le quattro dimensioni della realtà noi siamo arrivati al suo valore complessivo dualistico, espresso da 222 nel modo relativo a 221 unità relative. Quando andiamo ad aggiungere infine il nome numero 5, che è 113, e arriviamo al 221 che più 113 diventa esattamente 334, vedete bene che 334 è il 333 più 1. E quando voi dite che siamo di fronte all'unità di Dio, 1 più la trinità della sua trinità, ossia più 333, il valore è esattamente 334. Questo 334 è proprio il lavoro del 66 nel 400, perché quando noi abbiamo la realtà assoluta 100 più 300, che è il valore spaziale, e il tutto è 400, e dentro questo 400 c'è il 66, il 400 meno 66, ossia tutto il movimento del 66 nel valore assoluto 400, è proprio questo valore qui di 334. Quindi questo nome è un nome praticamente a 5 dita, ma queste 5 dita dipendono dal primo. 66 come 400 meno 66 uguale 334, che è l'insieme di tutte e cinque le dita.
un insieme di quella mano di Dio che si presenta come una e trina. E quando invece che presentarsi così si presenta in potenza di 3 elevato a 4, ossia di 81, e si presenta come 300 più 3 elevato a 4, ossia 381, in sostanza lo ottiene sommando il valore 47 del cognome e si arriva a 381, proprio come a 300 più 3 elevato a 4, il che vi rivela che questo cognome potenzia, no scusatemi, questo è 47, questo cognome potenzia il tutto, lo potenzia proprio in quel modo assoluto, come lo avevamo visto qui, questo 47, vedete? Quando era un ciclo 47 reso assoluto dal fatto di essere 147. Il 47 aggiunto praticamente muta 334 in 300 più 3 elevato a 4, ossia lo sviluppa il 34 in potenza. 34 è la vita di Cristo, 33 in anni, sono 34, quando il 34 si risolve come 3 elevato a 4 e allora diventa 81. Ma vedete bene che tutto questo rispetta poi i valori che sono descritti nella Bibbia in Genesi 38, perché questo valore qui rispetta lo stesso valore che avevamo visto qui, in cui divinamente chi era per primo si mette per ultimo. E se noi procediamo nello stesso modo e rimandiamo l'unità davanti, vediamo che resta 1,38 come Genesi 38. Ma la cosa che è evidente a questo punto è che Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo è nato nel gennaio dell'anno 38, che è espresso in Genesi 38 con il racconto preciso di tutto quanto, il suo nome, cognome, codice fiscale, tutto, c'è scritto tutto in Genesi 38. Ora, voi potete essere d'accordo o no, crederci o no, sta di fatto che questo dispositivo è opportunamente inserito così proprio perché questi numeri sono valori che esprimono quantità assolute. Il terzo nome, 26, è il creatore in 7 giorni, quando crea l'anno. Ma in questo caso il 26 non crea un anno, crea la dolce metà di un anno. E la dolce metà, che è la consorte, è una donna. Quando il marito si chiama Anno, assume, e sembra una barzelletta, no? Il nome Anna, ed è la dolce metà di un anno che non ha 26 settimane, ma ne ha 52. E tutto questo si impasta di valore reale, perché il primo nome e il secondo, 68 più 78, è 144, e sono proprio quei valori che in Bibbia sono particolarmente significativi, perché sono intanto in natura i 144 gruppi di 10 primi, che sono un giorno intero. E eccola la causa dualistica che crea l'unità del giorno: è il 68 più 78 uguale 144, e riguarda un primo nel suo ciclo 10, ma questo primo nel suo ciclo 10 è espresso da un primo e da un secondo, perché il valore necessario per esprimere il primo è dato da due valori, e quindi questi due valori per esprimere il primo nel suo ciclo 10 è dato da Romano Antonio, che nel valore
66 su più 78 uguale 144, sono proprio quei 144 gruppi di 10 primi. E quando aggiungiamo tutti gli altri valori e aggiungiamo il 113 del quinto, noi ci accorgiamo che siamo di fronte a una verità tridimensionale, perché tutto quello che è riferito al quinto, ossia alla pienezza del 5, che sono le definizioni necessarie nel nome, questo 113 qui, che cosa indica? Indica proprio al valore assoluto del 13, che è dentro Dio il valore 13. Infatti un anno creato in due gruppi di 26, se lo riferiamo a un gruppo di 13, è 1 e trino come 13 più 39, e l'unità del 13 è proprio data dal numero preciso che lo collega alle decine. Il 13, quando si esprime a valore 100, si esprime proprio nel valore totale del Torquato. Ma vedete bene che Torquato 113 e Romano Amodeo 66 più 47 uguale 113 è 113 ancora nella somma delle prime due lettere che fanno parte di tutta questa gerarchia, perché si tratta di un valore dualistico, tanto che Ro più An più An più Pa più To più Am è ancora 113. E quindi capite bene l'importanza simbolica, e non solo simbolica, che assume questo nome quando noi lo riferiamo a Bibbia, quando andiamo a osservare in tante altre cose e quando scopriamo che la verità che vi sto raccontando io è talmente trascendente ed è anche talmente capace di leggere la Bibbia da avere notato che questo 26 che la fa da Dio, quando si considerano le prime 26 cifre con cui è stata scritta la Bibbia e sono numeri, la somma dei primi 26 numeri della Bibbia è 3118 e sono gli anni dopo Cristo che dura questa generazione, come la base di quei 650 milioni di anni che esistono tra una rotazione e l'altra dell'asse terrestre che si ribalta. Io sono una nullità, ma la verità che è in me è capace di conoscere la fine del tempo e l'ha indicata in molti calcoli. Se voi fate una ricerca tra i miei video, scoprite che ci sono almeno 10 calcoli che consentono di valutare nel 3118 l'anno in cui sarà necessario creare attorno alla Terra l'arca di Noè. Ma non sarà l'arca di Noè, sarà l'arca di quello che Romano è e ha abbattuto Roma con il no di un Noè, che mentre si oppone a tutta la potenza arbitraria della Roma di questo universo, avalla tutto il contrario di Roma, avalla l'amor che poi è il mio nome, perché Romano Amodeo è Rom A e Amodeo Romano, trino e uno in Amo e R è amor. In me c'è tutto, c'è Roma e c'è amor. E quando Tommaso d'Aquino andava in cerca del nome proprio che doveva avere lo Spirito Santo, perché non gli sembrava strano che mentre
per le altre due persone della Trinità una fosse padre, l'altra fosse figlia. E il Spirito Santo cos'è? Che nome ha? Tommaso d'Aquino disse: il nome proprio dello Spirito Santo è amor. E voi avete davanti la duplice versione di un amor che è presente in Amodeo Romano e di una Roma che è presente in Romano Amodeo. In me c'è il creatore del progetto, che sarà presente ancora qui solo fino al 26 di luglio del prossimo anno. Dio ha già costretto il Papa a eleggere il prossimo anno come l'anno particolare della misericordia di Dio, e la misericordia di Dio che avete avuto voi è la presenza di un Dio che ha camminato con me, assolutamente indegno che Dio camminasse con me.